E veniamo al piatto forte a serata, ovvero una sfida che è un po' come una finale, quella che vedrà frapposti il Fravi abbigliamento contro Individual Labs. Questo perché le due squadre oggi si giocano l'ultimo pass disponibile del girone per approdare ai quarti finale. Da una parte c'è la formazione di Vignan, dalla maglia blu, che è reduce da una vittoria e prima ancora di una sconfitta, dall'altra Individual Labs, che ha 4 punti e che quindi questa sera può giocare per 2 risultati su 3. Dal campo Batecchi da Melian su da Marco Rompietti, questa è la sfida tra Fravi abbigliamento contro Individual Labs. Questa è la sfida tra Fravi abbigliamento contro Individual Labs. Gioi, punizione invitante per il suo mancino. Va forte sul secondo palo, la bella risposta da parte di Filippo Pera. Occhio a Duda che recupera questo pallone, va a rimorchio, ecco Duda che calcia! Assegno e Fravi, azione tambureggiante di contropiede della squadra di Marco Vignander che riesce così a portarsi avanti con il gol di Duda. Bravo a ricevere l'assist perfetta del compagno e a buttarla in porta, 1-0 per il Fravi. Si ricomincia ancora però, non ci sono spazi. Non è dentro, Sini ha anticipato la palla Brascori in qualche modo! E il sinistro viene ciabattato da parte di Tomassi che non è riuscito a impattare bene il pallone da buona posizione. Non è dentro, la chance ora, si gira bene in un fazzoletto, il destro! La toccata su Atoni, un miracolo pazzesco sul tentativo di Carnevali. Premi Individual Labs, grosso sul secondo! La stoccata tentata da parte di Flaviano Giusti, stanno premendo ragazzi maglia verde, non c'è nulla da dire. La ripartenza può andare da solo, gioca dai Fravi, il pallonetto! 2-0, ha segnato il capitano, il giocatore in maglia numero 23, Dascalu, bravissimo nella ripartenza. Mentre la difesa dell'Individual Labs era completamente fuori posto, c'era anche un giocatore che è rimasto a terra, si è fatto male. Dascalu poi è stato bravissimo a alzare il pallone con l'uscita del portiere. Sini controlla, guarda la porta, ancora su Atoni. Intanto termina qui la prima frazione di gioco. Il punteggio indica 2-0 Fravi Amelia, che in questo momento sarebbe qualificata ai quarti per Individual Labs. Ora servono 2 reti almeno per trascinare la squadra al Final Eight. La grande girata di prima intenzione, il miracolo di su Atoni che sta tenendo in piedi i suoi. Attenzione, uno stop col petto, la rovesciata fantastica su Atoni di Linopoli, la ribattuta ancora di Sini. A un passo dal gol, fantascientifico l'Individual Labs. Attenzione, palla che sfugge e su Atoni compie un altro grande intervento. Protestano un po' tutti qui per chi chiedeva un fallo in difesa, chi chiedeva un fallo all'attacco. Fatto sta che comunque Fravi tiene ancora botta. Palla ancora che passa. Contatto in area. Secondo Dietega è tutto regolare. Le immagini sono queste, lasciamo a voi il giudizio. Ancora il pallone verso Sini, Sini rientra, Sini incrocia, pallone fuori, ora Individual Labs sta premendo tantissimo. Gioi in un fazzoletto! Una magia di Andrea Gioi, il gol del 3-0 a metà ripresa, questo è un gol che può valere tantissimo per il Fravi Amelia. Si è girato e di prima intenzione ha scaricato un sinistro dei suoi, di quelli imprendibili anche per il portiere Pera che è stato molto bravo in questo torneo. È un gol pesante questo perché nonostante i tanti tentativi di Individual Labs arriva una rete che può tagliare le gambe. Il suo mancino! Palla che esce, c'è stata una deviazione, sarà corner. Gioi, Gioi, si gira ancora e calcia, Pera si oppone. Gioi stasera ha fatto la differenza per Fravi. La bombrutata da parte di Politi è un miracolo di Suatoni, veramente difficile dirsi il migliore in campo sia stato lui o Gioi, ma anche il portierone ci ha messo veramente del suo su questa vittoria del Fravi. Occhio alla chance, questo destro, ancora Suatoni che para nel corso di ben lunghissimi 4 minuti di recupero. Gioi stop in aria, Gioi il tiro, Pera risponde. Il tiro e il gol, arriva proprio in chiusura di gara la rete da parte dell'Individual Labs con il gol di Carnevali, bravo a girarsi, a calciare di prima intenzione, a bucare l'imbucabile stasera su Atoni. Un gol che arriva tardivo ma un gol che rende giustizia alla prova dei giocatori di maglia verde che insomma ci sta che abbiano perso, ma il passivo era veramente troppo pesante. Ed è game over al campo Patecchi di Amelia, è il Fravi che riesce a passare il turno, andare ai quarti finali riscattando così l'estromissione nello scorso campionato, nello scorso torneo. L'Individual Labs paga sicuramente una prova anche sfortunata se vogliamo, è stata una bella partita comunque, a fine a vincere sui ragazzi di Marco Vignander. Partenza del girone difficile, la sconfitta al primo match, poi che cosa è cambiato in voi? È cambiato l'unione del gruppo, penso, ci siamo conosciuti un po' all'inizio, tutte squadre, tutti i ragazzi delle squadre diverse. Nel frattempo abbiamo migliorato,
abbiamo migliorato al centrocampo, perché nella prima partita non c'era il centrocampista, e dopo mano a mano abbiamo fatto un po' di gol e ci siamo riusciti a fare queste due vittorie importantissime, che andiamo avanti con grinta e coraggio. Adesso c'è una settimana di fuoco, no? Perché spero per voi tre partite, comunque insomma si gioca lunedì, mercoledì, insomma si gioca nello stretto giro. Con quali aspettative arriverete a questo Final Eight? Beh, sicuramente cercheremo di fare il nostro meglio, sempre restando nello spirito del Memorial, e noi ce la metteremo tutta. Comunque siamo un bel gruppo, siamo, è il secondo anno che ci ritroviamo con il Fravì, e quindi possiamo darci, toglierci belle soddisfazioni. A proposito dello spirito, quanto è bello questo Memorial pieno di gente, no, per ricordare Luca? Sì, certo, è indispensabile, bisogna sempre ricordarsi che siamo sempre appunto in un torneo sia amatoriale che di amici alla fine. Ed è importante sottolineare l'impegno che tutti gli amici di Luca hanno messo in questo torneo e tutta la goliardia che fa da cornice.